Amici di Telegolfo, benvenuti, ben ritrovati come sempre qui sul campo di Malone del Piano per assistere alla gara dell'Insieme Ausonia. Insieme Ausonia Morolo è una partita per la squadra di casa per cercare conferme, è una partita per gli ospiti per trovare punti salvezza. Il Morolo al momento è un gradino più su di quella che è la zona playout, ma praticamente soli 6 punti dividono le due formazioni, Morolo è 26, Ausonia è a 33, squadre già in campo. Mister Gioia dovrà fare la conta degli assenti, squadra un po' rivoluzionata, spazio anche a quei giocatori che hanno trovato poco spazio fin qui. Dall'altra parte il Morolo cerca di fare il bottino pieno e trovare una vittoria a 3 punti in terra ausona. Le immagini sono guidate dall'esterna 2 di Telegolfo di Tiziana Palombi, l'arbitro il signor Cristian Chironga di Tivoli, coadiuvato da Valerio Brizzi di Aprilia e Simone Caputo di Latina. Andiamo subito a leggere le formazioni in campo. Morolo che si schiera con Damiano Palombo dei Pali, poi col 2 Silvan Cancu, col 3 Giacomo Potenziani, 4 Guido Vezzoli, 5 Gianluca Colò, 6 Simone Casalese, 7 Luca Bispuri, 8 Marco Capuano, 9 Tommaso Pazienza, 10 Luca Sbaraglia, 11 Giorgio Mariani, allenati dal signor Stefano Campolo. Dall'altra parte l'Insieme Ausonia si presenta con Ferrelli tra i pali, poi Benedetto Di Vito col 2, 3 Vittorio Senso, 4 Giuseppe Gemiti, 5 Vincenzo Lamanna, 6 Matteo Casini, 7 Emanuele Pirozzi, 8 Entro Ribaldo, 9 Gennaro Bracco, 10 Luigi Gioia che è il capitano e 11 Marco Pascarella. Adesso un minuto di silenzio. Minuto di silenzio per ricordare Anselio Vicini, ex CT della Nazionale, venuto a mancare proprio in questa settimana. L'occhiata alle panchine, Ausonia con Scogna Emilio, Di Palma, Gatti, Quirino, Colacicco, Cocker e Radu. Dall'altra parte Ciccarelli, Bellardini, Marinucci, Cataldi, Sanna, Burghemo e Cocco. Cocco, scusate. Tutto pronto per iniziare la gara, il direttore di gara è già posizionato. Il primo pallone verrà giocato dalla squadra ospite. Gioia e Campolo passeggiano le peste delle loro panchine, già in piedi i due allenatori. Si attende solo l'ok degli assistenti per iniziare Insieme a Ausonia Morolo. Morolo, squadra al passato glorioso, ha giocato anche la Serie D, la squadra ospite, poi decaduta nel corso degli anni. Ma comunque una squadra di tutto rispetto. Cronometro che è partito, subito il Morolo lancia il pallone di là nella metà campo dell'Ausonia, ma sfera fuori nei pressi del signor Brizzi. Non è giocato corto, la sponda di Pazienza, riesce a tenere il pallone giocabile però l'Ausonia, perché c'è un fallo commesso da Cassini, diciamo chiave di lettura per l'Insieme Ausonia. Tre sono gli squalificati, nomi abbastanza importanti, perché Nicola Pilarozzi, Guido Natoni e Jeremy Emma sono tre titolari. Ausonia che arriva dal pareggio 1-1 riscosso in trasferta sul campo del Colleferro, 1-1 però in 9 uomini. Tanto il pallone
che taglia tutta l'aria. Ferrelli battezza bene la sfera, palla fuori, rimessa che però sarà da giocare su calcio d'angolo per la squadra ospite, primo calcio d'angolo della gara, mentre si fanno sentire i tifosi lausonia tornati al campo in questa giornata. Una bella cosa questa, speriamo che la squadra possa risentirne in meglio di questa mano in più. Intanto ancora un pallone che taglia tutta l'aria, lo allontana la Manna che oggi ha ceduto la fascia di capitano a Luigi Gioia. Diciamo, con tre assenti, spazio a Cassini che rivede il campo. Praticamente era da dicembre che non giocava Cassini, tutto un mese di gennaio fermo, era stato anche svincolato Cassini, salvo poi ritornare sui propri passi, come lui anche Ferrelli, e i due giocatori svincolati adesso sono diventati titolari, hanno trovato spazio. Ovviamente Cassini giova dell'assenza di Pirolozzi, ma è comunque un'ottima carta. Tanto pallone fermato per fuori gioco. Altri giocatori che ritrovano il campo, Emanuele Pirolozzi, classe 89, trova spazio al centrocampo in fase di impostazione accanto a Gemmini e Badu, mentre in attacco proprio Luigi Gioia e Marco Pascarella trovano spazio, fuori anche Cocker che si accomoda in panchina facendo spazio all'ex Beretti del Fondi. 99-1-99, non cambia nulla, sempre presidiata da un under quella zona, ma comunque spazio anche per Pascarella che non ha trovato spessissimo il campo, salvo qualche partita, e per lui classe 99 serve sicuramente la pill con il terreno di gioco. Intanto c'è questo appoggio comodo di Senzio che ha saltato l'ultima partita casalinga insieme a Sonia per squalifica, tornato a presidiare la fascia sinistra, scusate, e ultimo chiamato in causa è Badu, anzi Radu, scusatemi, tanto c'è questo fallo su Gemiti. Radu che ritrova la panchina in questa partita, era stato assente per qualche giornata. Gemiti pronto a battere, parte il pallone a cercare sull'esterno di Vito, la spizza di testa, non può arrivarci Pascarella. Fatto poco Lausonia in questi primi 7 minuti, anzi in questi primi 3 minuti di gioco, sono 7 minuti dall'ingresso in campo delle due formazioni. Pronto al rinvio Palombo. Non è toccato dalla Manna. Cancu prova ad alimentare l'azione sulla destra del campo. Ancora Cancu, forse pallone fuori. Lo mette fuori il terzino esterno numero 2 del Morolo. La Manna elegante. Per lui tanta paura nell'ultima partita casalinga, toccato, era dovuto uscire e lasciare il campo, tornato efficiente già nella gara contro il Colleferro, era contro il Colleferro che ha lasciato un po' di amaro in bocca insieme a Sonia, visto che si giocava contro l'ultima della classe, è arrivato solo un pareggio, ma per come è arrivato, infatti abbiamo sentito proprio Luigi Gioia in settimana l'overtime, per come è arrivato il pareggio può anche starci, anzi è stata una prova di carattere di una squadra che non si è sfaldata dopo le espulsioni. Ma non è giocato da Morolo che viaggia sulla propria linea, la giochicchia, la linea difensiva. Prova a salire adesso la squadra ospite, ma torna sui propri passi con Capitan Casalese. Pallone recuperato da Lausonia, allora Gioia può puntare l'aria, penetra, cross basso in mezzo, anticipato Bracco, buona l'azione insieme a Lausonia che può ancora alimentare con Gemiti. Chiama la corsa Senzio, vediamo se crossa, va a cross deviato, ci sarà angolo per Lausonia, anzi no, la messa fuori Senzio. Sbagliato il cross allora Senzio, si aspettava qualcosina di più allora da lui in questa azione. Pallone che dovrà ripartire da Palombo, lancio sulla mediana, staccare di testa proprio Senzio, non può arrivarci Gioia, spera che termina fuori, rimessa che sarà ancora per i biancorossi, prova a girarsi,
Pazienza deve però ripiegare all'indietro, arrivava Bracco a cercare il pallone, c'è fallo da parte di Bracco che ha toccato il difensore ospite. Si rialza il numero 4 Pezzoli, nulla di grave. Pezzoli il più esperto di questa squadra, classe 86, bisogna correggere il punto di battuta anche se Morola aveva battuto all'indietro. Taglio in avanti, buono per l'esterno di destra, prova a ingaggiare il duello. Non è per Pazienza, l'apertura per Cancu che può crossare, cross basso in mezzo di Vito, buona la sua diagonale, poi Senzio non riesce a tenere il pallone giocabile. Pallone già battuto di Merolo, tentativo di cross, poi la sfera che arriva a sbaraglia, cerca il cross, sbaraglia, non la fare, sfera ancora lì, allora Cancu prova a metterla in mezzo, non la fare. Pazienza ripiega all'indietro per appoggiarla su Colò, tiro cross di Colò, si perde sul fondo, Ferrelli battezza bene, guarda che scorre via e va fuori, già battuto per Cassini da parte di Ferrelli, ma bisogna piazzare il pallone per rinviare. Settimo minuto, ancora 0-0. Va Ferrelli al rinvio, Badu non riesce a intercettare in mezzo a tre maglie biancorosse, poi con la spalla Pazienza, Gemmiti in qualche modo lotta, Senzio in avanti, forse un braccio alzato da parte di Pezzoli, lascia continuare il direttore di gara, un po' all'inglese in questo frangente, pallone che arriva a Cassini, può ripartire con calma Ferrelli al rinvio. Sale piano Ferrelli, permette ai suoi di alzarsi, poi lascia il pallone proprio sul posto, vorremmo dire così, per la manna che giochicchia con Cassini. Cassini ha sostituito per parecchio tempo la manna, questo inizio di campionato è stato lui il giocatore che più volte ha guidato la linea difensiva insieme a Pirolozzi. Cassini, classe 96, argentino. È stata una delle note positive di inizio campionato di Insimo Sonia, si è un po' perso poi nel mese di dicembre. Pirolozzi intanto il pallone sul destro, prova a portarlo sul sinistro, ma Pirolozzi ingaggia il duello col diretto avversario, deve poi ripiegare per Senzio, il cross di sinistro di Senzio, troppo lungo, Pascarella però è in fuorigioco, nulla da fare, era andato indietro Pascarella ma ha dovuto per forza intervenire sul pallone. E allora fuori gioco e calcio di punizione che sarà da giocare per Palombo e compagni. Invio lungo di Palombo, la manna anticipa di testa l'avversario, non riesce a prendersi il pallone Pascarella, forse messo giù, ma da terra riesce a recuperarla, buona la giocata. Badu, un po' eccessivo su questo pallone Badu, a terra l'avversario, l'arbitro però non vede azione al limite di ammonizione. Lascia solo la chiamata al fallo. Calcio di munizione praticamente nei pressi del centrocampo. Diciamo che Morola Solia in questi primi 10 minuti non è che hanno fatto tantissimo, solo due azioni pericolose, ma tutte e due del Morolo. Si attende giocatore del Morolo, si trattava di Pazienza. Canotta numero 9 per lui. Giovanissimo, classe 93. Tanto pallone che viaggia pericoloso in area della Osonia, poi Di Vito mette fuori. Di Vito esterno destro difensivo quest'oggi. Ruolo che predilige nella difesa a 4, ovviamente viene chiamato anche a svolgere il ruolo di centrocampo all'occorrenza. Pirolozzi allarga per Gemmiti, può viaggiare Senzio allora che ha a disposizione mezzo di campo, parte Senzio, testa bassa, scambia con Gioia, Gioia rientra, si era slacciato lo stesso Senzio e qui Gioia sbaglia e cross,
fornisce il pallone comodo per Palumbo. Ha deciso di cambiare gioco, se Gioia, ma il pallone non ha preso la virgola giusta. Cancu torna indietro, Cancu si ferma sul posto, poi gioca su Vezzoli. A Vezzoli la fa viaggiare alla volta di Capuano, pallone che viene perso però dal Morolo. Morolo che subito attacca, prova addirittura il raddoppio ove possibile sui giocatori dell'Ausonia. Sfera messa fuori da Colò. Badu va indietro su Cassini, fa viaggiare alla volta di La Manna. Giocano i due centrali difensivi. Di Vito, pallone lanciato in avanti verso Badu, prova a metterla sulla corsa per Pascarella, vediamo se arriva al cross Pascarella. No, nulla da fare, troppo in ritardo l'appuntamento con il cross. Palla che si spegne fuori, però Palumbo allora a giocarla. Dodicesimo minuto, Palumbo un po' macchinoso in questa pratica di rinvio. Testa di Vito, prova a alimentare verso Pascarella. Pascarella che è uno scomodo avversario, si tratta di Potenziani, classe 98, per due è abbastanza vistoso la differenza a livello di altezza soprattutto. Niente, poi magari Pascarella può avere soluzioni diverse da Potenziani, ma sui palloni alti non vedo in vantaggio il numero 11 dell'Ausonia. Tanto Gioia quasi a chiamare la marcatura ai suoi. E qui Badu, per vento pulito, dice il direttore di gara, lascia continuare. Palla lunga e pedalare per Bracco, vediamo se riesce a prendersi il pallone. Bracco all'indietro, appoggia su Gemmiti. Gemmiti, il cross da quest'altra parte. Cancu legge bene tra Gioia e Pirolozzi, poi ancora Gioia, prova senza uscire, passaggio quasi un tiro cross basso, può arrivarci Bracco, il pallone che ripartirà comunque dal fondo per Palumbo. Senzio dotato di un ottimo tiro, non ha però riuscito a scagliare con tutta la forza questo pallone. Palumbo, Pirozzi all'indietro, Senzio proprio lancia in avanti, in anticipo il Morolo, e qui la sfera viene messa fuori però da Casalese. Doveva fare per il capitano del Morolo, che comunque è una linea difensiva abbastanza esperta, 91-92, Colò e Casalese. La Manna, Bracco, Vezzoli, Di Vito, bello lo stop a seguire, torna su di lui il numero 11 Pariani, protegge il pallone, poi lo scambia con Pascarella. Badu lancia in avanti, vediamo Pascarella, ingaggia il duello in velocità, arriva prima di tutti Colò, palla spazzata fuori ma rimessa laterale che rimane in zona d'attacco per l'insieme Ausonia. Di Vito, Pascarella, ancora Di Vito, il lancio quasi un cross sul secondo palo. Cancu anticipa Gioia, il pallone però è ancora giocabile, allora Gioia va il capitano, prova a impostare, lo mette giù Cancu, recupera un ottimo fallo in quella zona di campo, fallo che permette a Ausonia di bloccare il pallone e cercare addirittura o il cross o il tiro diretto in porta. Sulla sfera si è portato Senzio, credo che si andrà per il cross. Salgono Cassini e La Manna, due dalla testa buona, vorremmo dire così. Parte il pallone di Senzio, pallone sul secondo palo, La Manna, c'è il gol! La Manna mette dentro 1-0, il gol di un difensore, Vincenzo La Manna. Abbiamo detto due dalla testa buona e La Manna ha subito confermato le nostre aspettative.
salito in cielo, ha preso un ascensore che l'ha portato altissimo e poi ha trafitto Palombo di testa. 1-0, cambia il risultato allora da Ausonia. E l'autore è la Manna. Disturbata un po' di colpe la difesa del Morolo, perché il difensore è potuto salire praticamente da solo, nessuno a contrastarne lo stacco. Si alzano i fumogeni di color blu, non respireremo per qualche minuto, vabbè, ci sta. Kanku lancia in avanti, la Manna di testa anticipa il diretto avversario Pazienza, che termina a terra. Pallone che sarà da giocare allora per la squadra ospite, mentre si rialza Speranza. Tutto il Morolo praticamente si è riportato dall'altra parte adesso. Calcio punizione che sarà battuto da Capuano. Anzi, Bispuri, il numero 7, e adesso attenti ai saltatori del Morolo. Bispuri la batte bassa, Mezzoli. Uno schema, potremmo dire così, Di Vito. Nessuno si è perso l'avversario. Di Vito, pallone che rimane strozzato libero, Speranza. Chiude tutto Senzio, poi arriva in dargli una mano Emanuele Pirolozzi. Bracco prova a far salire la squadra, qui cade facilmente Bracco. Ma fa bene, perché recupera praticamente il calcio di punizione che permette a tutto l'insieme di risalire. Può ripartire allora Cassini, cerca il momento giusto, bello questo dribbling, lascia sul posto l'avversario, il lancio in avanti, Bracco non riesce a staccare su questo pallone, ma Gemmiti lo rende giocabile per Batu. Passaggio a cercare Gioia, si è sovrapposto Senzio, ma Gioia non riesce a tenere il pallone giocabile, commette fallo il numero 10. Non è già battuto Capuano, la gioca all'indietro, prova a salire Colò, chiama Potenziani che fin qui non ha mai spinto su quel lato di campo, gli ruba per un attimo la sfera Pascarella, palla fuori proprio in zona Campolo. Non è che sarà giocato d'insieme a Osonia, adesso con Cassini, Osonia con la mano adesso, marcatore di questo primo tempo. Lancio in avanti, qui è comodo per Palombo che può solo intercettare. La linea difensiva di Morolo che non ha cambiato tanto praticamente dopo il gol subito. Palla che viaggia sulla mediana, Pirolozzi prova la rottura, riesce a tenersi il pallone, giocarlo dietro per Senzio, il mancino Senzio cerca Gioia, sfera fuori però. Kanku, ora un passaggio in avanti, Batu commette fallo, lasciato a terra il numero 7 Bispuri. Il pallone che sarà da giocare per la squadra in maglia biancorossa. Calcio punizione da battere per Bezzoli e compagni, siamo alle soglie del 20°. Pallone sull'esterno di destra, a terra Kanku, però il pallone è per la Ausonia, non c'è fallo, dovrà giocarlo allora su rimessa laterale la squadra della Ausonia. Lancio in avanti, Bracco riesce solo a spizzare, nulla da fare per lui. Ora Mezzoli può impostare, Mezzoli che gioca da classico numero 4 come il dirimpettaio Gemmiti, a fare da raccordo tra linea difensiva e linea d'attacco. Senzio appoggia comodo per Ferrelli, e per un attimo si era impensierito,
ventesimo che sta per trascorrere. Ferrelli, la macchina su questo rinvio anche lui, rinvio basso per Gioia contro Cancu, sovrappone Pirozzi in questo caso, preferisce tornare dietro sulla manna, la manna per Badu. Badu ha problema di girarsi, riesce a lanciare verso Pascarella, in anticipo Potenziani, poi ancora i biancorossi la giocano con Vezzoli, taglio da quest'altra parte, Sensio in anticipo però sul diretto avversario sbaraglia, poi Cancu abbatte Gioia, commette fallo il numero 2 ai danni del numero 10. Arbitro un po' avaro di cartellini, siamo solo al ventesimo, ci può stare. Pallone che sarà battuto dalla manna, la manna va a cercare Pascarella che è nel pallone in campo. Pascarella, Di Vito in qualche modo riesce a recuperarlo, va Di Vito, prova ad accentrarsi, si perde la sfera, poi serie di tocchi, Potenziani spazza via, guadagna irrimediabile Di Vito in questa azione perché giustamente il pallone non era più giocabile. Pallone giocato basso a terra, Di Vito, c'è ancora rimessa per la squadra della Osonia, si dovrà alzare Di Vito e giocarla. Cassini, va Cassini, lancia in profondità Potenziani, ancora una volta stacca bene, prova a giocarla Di Vito. Sono dei duelli dispari perché Gioia potrebbe dire la sua contro Potenziani anche nel gioco aereo, mentre Pascarella potrebbe giocarsela con Cancu da quest'altra parte. Saremo a vedere se cercherà di invertire gli esterni mister Roberto Gioia, se è soddisfatto così. Tanto Sensio chiamato alla rimessa, anticipato Bracco, Gemmiti giù la palla per Sensio, cercare ancora Bracco, chiedeva il fallo Bracco, nulla da segnalare per il direttore di gara. Allora Palumbo, può viaggiare Vezzoli, l'appoggia ancora dietro però per il suo compagno Colò, lancia in avanti, il pallone stoppato e messo giù da Mariani, lancia in avanti Ferrelli, intanto può tranquillamente giocarla con calma, si era portato pazienza in zona. Bracco, pallone per Badu, lancio in avanti per Pascarella, vediamo se riesce a penetrare, va Pascarella, il cross in mezzo, Bracco non riesce a toccare di testa, o almeno tocca di testa ma non riesce a insaccare, è rimasto poi a terra Bracco. Bella l'azione pericolosa, però Pascarella ha rubato il tempo a Potenziani, è entrato dentro, messo un ottimo pallone in mezzo, intanto c'è ammonizione per Bracco, quindi è fallo. 24esimo, Bracco negli ammoniti, primo ammonito. Strano la scelta. Tocca con un braccio Bracco, non l'aveva toccata di mano. E allora l'arbitro giustamente ha chiamato l'ammunizione, ne ha tutte le ragioni il direttore di gara. Ammonito allora per fallo di mano Bracco. Non è giocato la Pascarella che si è centrato un po' in questa azione. Pirolozzi per Sensio, Gemmiti, buono il pallone per Sensio, può cercare il cross basso ribattuto da Cancu, rimessa che sarà da giocare per il Morolo. Mentre è già pronto il cambio, va fuori Potenziani, problemi fisici per Potenziani, allora
Fuori Potenziani, dentro il numero 14 Mariannucci al 25esimo del primo tempo. Strana questa scelta, forse dettata da problemi fisici di Potenziani. Per il Marò esce il numero 3 Giacomo Potenziani, allora fuori Giacomo Potenziani, entra il numero 14 Nicolò Mariannucci. Mariannucci, classe 97, e adesso cambia su quella fascia, perché Pascarella se la vedrà praticamente con un dirimpettaio quasi di pari età. Pascarella 99, Mariannucci è 97, anche perché la Lausanne sta bussando soprattutto in quella posizione. Cassini all'indietro per Ferrelli. Quindi è un po' troppo tempo Ferrelli su questo rinvio, ma comunque riesce a servire Senzio, giù elegante il pallone per Bracco, che è libero, può girarsi, prova a centrarsi Bracco, poi il passaggio per Gemmiti riesce a far proseguire il pallone, poi lo perde, rimane a terra, forse ha avuto la peggio in questo scontro. Parte la squadra ospite proprio con Mariannucci, che appoggia fuori, visto problemi per Gemmiti. Allora Mariannucci ha messo subito fuori il pallone l'ex Anagni, aiutato ad alzarsi da Palombo, che vuole un po' affrettare le pratiche. Si rialza, nulla di grave sembra per Gemmiti. Allora doveva essere restituito da Lausanne con fair play. Bracco l'appoggia a Palombo, allora il portiere potrà giocarla. 1-0 alle soglie del 30° minuto. Poi è giocato la linea difensiva di Morollo, che sembra non voler far salire il livello del gioco, almeno i ritmi, almeno al momento. Intanto c'è stato un cambio, Tanco si è lanciato in avanti, almeno credo che sia per questa azione. C'era stato l'appoggio da parte di Bispuri. Pallone che sarà rinviato da Ferrelli. Lancio di Ferrelli, riesce Bracco ad anticipare gli avversari. Cassini di testa, non è recuperato per un attimo dai biancorossi. Cezzoli, poi Ferrelli si prende il pallone. Pallone per Vezzoli, non riesce a intervenire Gioia, all'indietro si torna da Palombo. Portiere lancia in avanti, Senzio di testa, il pallone rimane lì però. Buono intervento da parte del numero 7 Bispuri, lancio in avanti, comodo per Ferrelli. Cassini non riesce a far viaggiare Di Vito, sfera fuori. 30° alle soglie. Pallone in mezzo, Ferrelli di petto con comodo, può giocarsi la sfera. Senzio, Lausanne che non deve farsi coinvolgere nei ritmi bassi, però che Morollo potrebbe addormentare la partita salvo poi cercare il pareggio. Casalese l'appoggia per il proprio numero 7 Bispuri, e qui il cambio di posizione si è completato, perché Bispuri gioca spesso e volentieri dal terzino destro, partendo dalla linea di difensori, salvo poi alzarsi, permettendo comunque a Cancù di giocarsela molto più avanti come posizione. Ed adesso proprio servito Bispuri, pallone rubato la Gioia, scambia con Piero Lozzi, buono la giocata dai due. Badu, pallone passato
attraverso Di Vito, il lancio in avanti di Di Vito, qui non riesce a innescare Pascarella, però ha sbagliato nella giocata il numero 2. Palla che torna comodo al Morolo per Casalese. Bispuri, non so se è una scelta tattica quella di Bispuri di scendere spesso e volentieri in zona di terzino destro, anche perché adesso è tornato Cancu a ricoprire il ruolo di terzino. Tanto Gemiti porta a passeggio la sfera, passaggio per Bracco anticipato da Colò. Badu non trova il momento per l'intervento. Lezzolli la passa su Cancu. Cancu alle prese con Gioia, chiude il varco il numero 10, poi Cancu rientra su Pirozzi, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Lancio in profondità, colpo di testa, la spizza sbaraglia, pallone che però arriva sul fondo. Arbitro quindi che ha alzato solo un cartellino giallo, l'ha alzato all'indirizzo di Bracco per quel tocco di mano. Fin qui nessun intervento è stato punito. Pallone lanciato da Ferrelli, 32esimo, Bracco, e qui c'è fallo ai suoi danni. Pallone che sarà recuperato dall'Osonio per battere, dove c'è in posizione Gemini, finisce giocata però Cassini da più dietro. Riparte Senzio, pallone giocato su Pirolozzi. Senzio, la crossa per Bracco, il pallone che rimane lì, però c'è Pirolozzi al rimorchio, smarca anche il direttore di gara. Pirolozzi la passa verso Gioia, Gioia prova a puntare Cancu, vediamo se riesce a crossare, pallone messo in mezzo, Pascarella non riesce a intervenire, poi Di Vito l'appoggia sul destro, il tiro e c'è il gol! Che gol che ha fatto Di Vito, che gol! Quinto gol stagionale per Di Vito, ma un gol da incorniciare, pallone nel 7 da lontanissimo. E beh, se si segnano anche questi gol vuol dire che la giornata è veramente quella giusta. 2-0 Di Vito, timbra il cartellino e porta in avanti sul doppio vantaggio l'insieme a Usonia. Ma è un gol stupendo, guardate, appoggia sul destro, si sceglie il momento giusto, va a tirare, coglie fuori dai pali il portiere e mette dentro. Complimenti a Di Vito perché è un gol stupendo. Si rialzano i fumogeni, speriamo che non sia un punteggio largo oggi da Usonia, altrimenti arriveremo belli che affumicati a casa. Anche perché so che gli ucraini hanno portati un bel po' di fumogeni, quindi si aspettavano più gol. Fatto sta 2-0, palla a centro e al 33esimo del primo tempo possiamo dire che la Usonia è in tranquillità al momento. Al 31esimo la messa dentro Di Vito, 2-0. Senzio per l'appoggio su Gioia. Usonia che quando gioca su questa fascia riesce a trovare ottimi spazi. Di Vito, profondità, può tranquillamente gestire Casalese. Ora il pallone per il capitano, l'appoggio all'indietro su Palombo. Prova a salire adesso Colò, non appoggiato su Marinucci, sfera fuori, si arrabbia Speranza, posizione un po' anomala la sua, quella zona di campo, anche perché il numero 9 sembra essere arretrato a giocare da trequartista, lasciando solamente Sbaraglia e Mariani in avanti. Non è giocato da Bispuri, sempre quella la posizione da cui si alza Bispuri per poi tagliare il campo per vie centrali. Cancu, buona la giocata di Speranza che saluta tre avversari, si porta per il cross, pallone messo in mezzo, no, direttamente fuori. E se la Ferrelli allora fa ripartire i suoi.
quinto giocatore dei piedi buoni. Parte Ferrelli alla centrocampo, Gemiti non riesce a intervenire, Bispuri ora giocato dietro da Capuano, Marolo che non riesce però a ingranare. Tancu, buona la sua giocata, pallone però consegnato alla Manna che spazza via a cercare Bracco. Bracco messo a terra da Casalese, non c'è fallo sul direttore di gara, c'era già a cercare la sfera. Buona la giocata di Capuano, Marinucci, Vezzoli esce bene senso della linea, però serve per Bispuri, controllo da parte del numero 10 Sbaraglia. Sbaraglia classe 98. Poi Laman chiude tutto, gioia anticipato da Casalese. Bracco, palla messa in avanti, va gioia, allora scappa via il tocco di Casalese. L'arbitro lascia la dura, forse ha visto un rimbalzo su gioia. Hanno giocato da Capuano, 2-0 Ausonia, arbitro molto all'inglese. La giocata verso Bispuri, sempre più arretrato di Cancù, palla messa fuori da Asensio. Pallone che sarà giocato dall'Ausonia, Senzio, Bracco di testa, la spizza a cercare Gemmiti, la Gemmiti allarga per Badu, chiama in causa Di Vito, lungo la verticale per Pascarella, pallone però soffiato via dal Morolo, lancio in profondità, Cassini, ripiego difensivo, buono il suo pallone, sfera messa fuori. Cassini, ottimo elemento difensivo. Under soprattutto, classe 96, quindi tanto il pallone portato a passeggio. Vezzoli, Ausonia recupera un pallone che potrebbe diventare sanguinoso, ci mette una pezza Vezzoli, poi Marinucci lo rende giocabile. Non è stato Marinucci, bensì Mariani. Mariani la rimette lui proprio per Vezzoli, arriva Bracco, gamba tesa per lui, calcio di punizione quando ci apprestiamo al 40° minuto. Ausonia che al momento è in gestione della partita. Calcio di punizione che sta per partire. Ferrelli si perde il pallone, poi spazza via la difesa. Pallone che sarà giocato allora dal Morolo. Arriva Vezzoli a chiamare il pallone servito. Bracco porta il pressing. Capuano, mancano le idee però a questo Morolo, almeno al momento. Ancora all'indietro per Colosi, complica la vita contro Bracco, poi Badu, sfera che resta lì, Badu lotta in mezzo a tre uomini, in qualche modo esce il centrocampo del Morolo, lascia continuare il direttore di gara, non c'è nulla da segnalare, pazienza, si perde il pallone, va a rinvio Di Vito, spazza lunghissimo colpetto Colò, Vezzoli, pallone che torna al numero 4 che prova a impostare, attacca poi Badu, Vezzoli preferisce perdere metri, tornare indietro dove comunque il Morolo gode di un po' di tranquillità con Casalese. Vezzoli lancia in verticale, il tocco di Marinucci che praticamente ha cambiato posizione, andiamo a leggere poi
le posizioni, perché Campolo praticamente cambia e chiede dei movimenti abbastanza particolari ai propri terzini. Intanto c'è Bado a terra alla poggiata fuori da Ferrelli. Bisogno di aiuto Badu. Panchina c'è anche Francesco Colacicco, classe 98, titolare lo scorso anno ad Ausonia nel campionato di promozione, perso spazio quest'anno anche a seguito degli infortuni, trovato poco il campo. Si rialza Badu, nulla di grave, deve aspettare fuori però di poter ricominciare l'azione. Palla che arriva comoda per Ferrelli, potrà ripartire allora il portiere numero 1 dell'Insieme Ausonia quest'oggi. Ferrelli ha ritrovato con convinzione i pali ai danni di Scognamiglio. Ovviamente Scognamiglio ha avuto un buon girone di andata. Ferrelli ha recuperato la forma, sono due ottimi portieri comunque, classe 98, quindi ancora con tanti anni a disposizione per giocare almeno da under in questa eccellenza. Senzio dovrà giocarla lui per Pirolozzi. Senzio qui Cicca e rinvio, palla fuori, rimessa che sarà per Speranza. Passaggio verso Vezzoli, avanti di sbaraglia. Se dovessimo indicare gli attaccanti del Morolo non saremmo in bella difficoltà, perché è difficile capire. Tanto c'è questo fallo e si alzerà un cartellino per Capuano. Al 43esimo minuto si alza il primo cartellino per un fallo Capuano. 1-1, anzi 2-1 il computo dei Ramuniti. Qui ci sono Bracco e Di Vito. Ovviamente anche Di Vito ammonito per fallo, il primo Capuano per il Morolo. Calcio punizione, 2 minuti al recupero, anzi 1 minuto e mezzo. Palla verso Di Vito, domestica bene, c'è Pascarella indietro, riesce a servirlo, va Pascarella di prima intenzione, cross basso, inviato da Colò, allora può liberare la propria area il Morolo. La manna la gioca verso Ferrelli, era attaccato da parte di sbaraglia. L'invio per di Camcù, poi Casalesi. Senzio riesce a intervenire, poi paura su questo intervento, poi Bispuri per Gemmiti, va Pirolozzi. C'erano capisti, però sono tutti chiusi in un fazzoletto. Adesso dalla Sonia si allarga verso Di Vito, in avanti a cercare Badu, esce bene però Colò. Pallone dietro per Marinucci, Casalese, c'è Cancun su questo lato, arriva però Bispuri a prendersi la sfera, appoggia su Cancun, ancora Bispuri, passaggio in verticale, Senzio anticipa, sbaraglia. Va rinvio Senzio, da dimenticare questo pallone. Sarà Cancu a giocarla, mentre dovrebbe essere 1 minuto di recupero. Scognamiglio l'alzala velocemente, 1 minuto di recupero. Solo uno, iniziato già, Tanku, forse un tocco con un braccio, pallone che si alza, pericoloso, poi discende, va rinvio Cassini sulla manna, in qualche modo Di Vito, Ferrelli ci mette una pezza, un po' di confusione in questo frangente in aria dall'Ausonia. Si riparte con Di Vito quando il primo minuto di recupero è quasi finito. Uno solo ce ne sarà. Rimessa laterale, battuta per Palombo.
Casalese per Colò. Morolo che non accelera, sembra non averne interesse. L'arbitro dice che può bastare così. Al 46esimo minuto, avanti l'Ausonia con i gol di Lamanna e Di Vito. Un eurogol di Di Vito, un bellissimo gol di Lamanna in ascensione, in area di rigore. Fatto sta che l'Ausonia è avanti di 2-0, linea che va alla ripresa. E c'è già un altro cambio, il secondo cambio per la squadra ospite. Va fuori Kamku, va dentro il numero 15 Cataldi. Secondo tempo che inizia adesso. Sonia che attaccherà a sinistra, verso destra, i vostri tre schermi in completo azzurro. Sonia che non ha cambiato nessuno, mentre dall'altra parte due sono i giocatori che già hanno lasciato il campo. Ironia, i due terzini. Si tratta di Kanku e Potenziani, Potenziani al 25esimo e Kanku al primo minuto del secondo tempo, o in intervallo come lo si voglia dire. Pallone lanciato e sfera messa fuori, primo pallone da giocare in avanti per l'insieme a Sonia. Rollo che vedrebbe scappare a Sonia a più 10. Sarebbe a 36 a fine di questa partita, tanto qui c'è un'entrata scomposta da parte di Bracco ai danni del numero 11 Mariani. La cosa strana è vedere Mariani che marca Bracco. L'attacco del Morolo al momento è composto da Pazienza, Sbaraglia e il numero 14 Marinucci. Tanto il passaggio è giro per Palombo. Pallone giocato per Casalesi, taglio di qua per Colò. Lancio in avanti, Morò non riesce a intervenire su questo pallone. Una squadra di età non giovanissima, ma comunque abbastanza giovane il Morolo. Tanto l'arbitro qui lascia proseguire. Tanto dobbiamo fare una correzione, avevamo dato ammonito per Di Vito, c'era un errore nostro, ammonito solo Bracco e Capuano. Di Vito aveva segnato il gol al 31esimo, quindi non l'avevamo dato per ammonito al 31esimo. Ci scusiamo per l'imprecisione. Gioco che non decolla al momento, vuoi perché l'Ausonia non ha motivo di farlo decollare, vuoi perché il Morolo sembra non voler accelerare. Tanto c'è questo fallo su Vezzoli da ribattere, ovviamente, che era errata la posizione di battuta. Pallone per il numero 11 Mariani, rimasto a terra Vezzoli, prova ad attaccare Bracco, tiro di Bracco e qui lo lascia comoda praticamente per Palombo, rimasto a terra Vezzoli. Si è rialzato il numero 4, aveva messo palla fuori il suo portiere, pallone che sarà restituito da Bracco e compagni. Si riparte con Palombo, praticamente terzo minuto, si è visto poco in campo. Ora è giocato per Colò, Casalesi esterno a sinistra dove c'è Cataldi.
lancio in avanti a cercare speranza, palla fuori, rimessa che sta da giocare per l'Ausonia. Pallone lungo, Bracco di testa, prova a spizzare, vediamo di gran lena Pascarella, mette velocità, prova a puntare, Pascarella entra in aria, poi si marca da solo praticamente, perde il pallone, era partito in velocità Pascarella, poteva fare molto di più con questo pallone, sfera che si perde. Ripartirà con calma Casalese, Pezzoli prova a far proseguire Bispuri, ancora Pezzoli, Speranza, la chiusura poi Pirolozzi, buona la sua gara fin qui. Dobbiamo metterla sulla velocità Pezzoli, pallone recuperato dalla Morolo, Speranza, uomo a tutto campo potremmo dire così, per Morolo, Badu, però Speranza non va a soffiar via il pallone, cade, poi lo riprende Pezzoli, cade lui, non c'è fallo, torna Badu. Badu lascia lì il pallone, se lo perde, poi sfera messa fuori da Marinucci. Rimessa che sarà di Rivito. Ecco, messo a terra, non c'è fallo. Badu ancora a lottare su questo pallone. Palla in avanti. Qui Cassini chiama la concentrazione a Badu. Suggeriva forse qualche passaggio diverso. Bispuri. Cataldi per Pezzoli, passaggio in avanti, Badu riesce ad anticipare, non ci arriva però Gemmiti, c'è fallo però da Badu ai danni di Speranza. Colò per Pezzoli, palla messa fuori da Senzio. Gioca Speranza, quasi difensore adesso. Pezzoli. Non dà punti di riferimento il Morolo in attacco all'insieme a Osonia. Capuano. Colò. Parte da Casalese, sembra che sia il Morolo a vincere al momento e non l'Ausonia. Duello su quel lato di campo, poi alla fine Cataldi mette il pallone sul fondo, messa che sarà da parte di Ferrelli. La giocata ripartirà dal portiere. Allora spiovere Pezzoli, ripeto, ad alimentare Speranza. Il Morolo di Vito lascia il pallone sul posto, però riesce a uscire un attimo, palla a terra, poi Cassini chiama Ferrelli. Allora il rinvio del portiere, Gioia non può arrivare in anticipo, Casalesi, Pezzoli torna all'indietro, ancora Pezzoli, si propone Capuano, servito lo scambio tra i due, Pezzoli in avanti a cercare numero 10, sbaraglia, è giocato verso Capuano. Colò si ferma, gioca su Capuano, un Morolo che però non è incisivo negli ultimi metri e con questi passaggi crea ben poco, fa correre l'Ausonia ma praticamente serve a poco. Tanto c'è un ottimo pallone controllato da Mariani che resiste a Pascarella. Bispuri, Casalese, palla fuori, palla fermata, c'è Badu ammonito. Ottavo minuto,
giallo per Badu. Sonia che ha fuori anche Baglione. Quindi Emma, Pirolozzi, Natoni e Baglione. Quattro elementi di tutto rispetto, quattro elementi che potrebbero essere titolari o che sono titolari. L'hanno messo in mezzo dal Morolo, ma Ferrelli tranquillo in anticipo. Sarà difficile per i nostri montatori montare la sintesi quest'oggi, c'è poco o nulla come tiri importanti se non i due gol. Basta pensare che l'ultimo replay almeno l'abbiamo visto nel primo tempo. Controllo di Cataldi, lancia in avanti Ferrelli, chiama il pallone, si prende lui la sfera, anticipa tutti. Tanto si scalda Di Palma e questa sarebbe una bella notizia rivederlo in campo, visto che ultimamente non si è visto al Madonna del Piano. Dopo le prime partite giocate da titolare nel mese di dicembre, si perde il pallone Speranza, Pascarella in avanti per Bracco, palla lunga, Bracco suo stop a seguire, si gira, cerca il dribbling, il tiro di Bracco, palla fuori, buona azione per Bracco, non recupera nulla però, pallone già battuto per Bezzoli. Bispoli riesce a far proseguire il pallone, qui la manna con calma, chiama la giocata Ferrelli. Di piede Ferrelli, si sta chiudendo il varco, preferisce rilanciare in avanti. Sfera comoda per Cataldi. Cataldi classe 95, giocatore subentrato questo inizio di secondo tempo. Colò per Casalesi. Casalese la gioca lui. Ancora per Colò. Saggio in avanti, non è che si spegne da Ferrelli. Allora Ferrelli può tranquillamente giocarla, la muove verso Di Vito, tutto chiuso, finisce a giocarla dietro su Cassini. Ancora la Ferrelli, non bisogna alzare il pericolo in questo caso. Lausonia, Bracco è fuori gioco per lui. Undicesimo minuto, il quarto d'ora sta scappando via nel secondo tempo, rimarrà solo mezz'ora. Pallone gestito, il numero 10 sbaraglia, riesce in una serie di dribbling, può portarsi in avanti il Morolo, il cross in mezzo, Cassini alza un campanile abbastanza pericoloso, Ferrelli smanaccia di pugno, ancora pallone lì però, il controllo, palla messa in mezzo. Si è alzato per un attimo l'allarme, Vezzoli recupera il pallone, Gemmiti, non c'è nulla, allora ci sono praticamente 5 contro 3 della Ausonia. Gemmiti sulla corsa per Gioia, entra all'indietro per Gemmiti, Gemmiti finta di tiro, si è tutto chiuso, poi il tiro per preda di Palumbo, doveva essere più veloce, più lesto insieme a Ausonia, mentre è rimasto a terra Gemmiti. La partita era niente, 5 contro 3, palla a piede, la squadra in maglia blu. Se poi persa per la strada l'azione, vorremmo dire così. Pallone fermo, si è rialzato il giocatore Morolo, mentre è rimasto a terra Gemmiti. Non sia nulla di grave per Gemmiti, anche se Gioia può pescare dalla panchina, non ha dei veri e propri centrocampisti perché Di Palma è un attaccante, Gatti è un difensore esterno, Quirino è un altro terzino, Callacicco è un centrale difensivo, Cocker è un esterno alto, Rado idem, quindi non c'è un centrocampista centrale, potremmo dire così, come Gemmiti in panca.
pallone consegnato a Palumbo. Gioca la linea difensiva del Morolo con Capuano. Capuano per Casalese. Sembra essere pronto a rientrare Gemmiti. Recupera metri il Morolo. Ultimi scatti però per Di Palma, che potrebbe avere una mezz'ora buona di gioco. Staremo a vedere quando lo manderà in campo Roberto Gioia. Mezzoli qui ha qualcosa da dire al direttore di gara. Pallone giocato per Speranza. Va Speranza, prova a seminare due avversari. Smarca anche Mezzoli. Pallone per Cataldi. Mezzoli lancia in avanti. La manna, c'è il tocco da parte del numero 14, Marinucci. Cassini per Senzio, spazza via Senzio. Pallone in verticale, Casalese appoggia comodo su Palumbo che la gira. Quest'altro lato, Colò, generoso Gioia, quello che su questa sfera, praticamente si è fatto tutto il campo Luigi Gioia. Cassini di testa, Pascarella. Poi il pallone messo in avanti, comodo per Ferrelli che può controllare, non c'è la chiamata di fuorigioco da parte del direttore di gara o dei suoi assistenti. Si riparte con Cassini, Di Vito, c'è su questo lato Pascarella, tiene il pallone Pascarella ma glielo ruba il Morolo. Può stendersi in avanti la squadra con Marinucci ma è in fuorigioco quest'ultimo. Palla ferma e si ripartirà con questo calcio di punizione. Morolo è sparito dal campo, ma potremmo dire che non c'è proprio entrato sul campo fin qui perché non ha dimostrato nulla la squadra di Campolo. Bracco, il pallone è per lui. Sfera messa fuori. C'è un giocatore a terra della Nagni, si tratta di Capuano. Arriva il direttore di gara. Rimessa laterale. Pallone per Pirolozzi, il pubblico li chiama l'uomo, poi Senzio, qui cerca anche lui l'Eurogol, bello il tiro di Senzio, abbiamo detto, ha nelle sue doti il tiro dalla distanza Senzio, ci ha provato, ci è riuscito Di Vito, perché non può riuscirci Senzio. Ancora una volta però si confermano difensori goleador, quelli dell'insieme Osonia, anche oggi a segno la manna è Di Vito. Vito addirittura è, se non vado errato, al quinto gol stagionale. Non ho a portata di mano le statistiche, ma ne ha messi dentro un bel po' il terzino ex Cassino. Non è bloccato, c'è fallo. Bisognerà rigiocarla. Qui il direttore di gara viene a chiamare la calma a Vezzoli. Soli la fa ripartire, passaggio per Colò, all'indietro passaggio da parte di Mariani, ancora Vezzoli, prova a ubriacare Bracco, fa partire il lancio lungo, Senzio c'è sbaraglia a portare il pressing, rinvio di Senzio e preda di Casalese, scambiano Vezzoli e Casalese. Mentre Di Palma ormai ha completato il riscaldamento, le operazioni sono finite, uscirà Bracco al suo posto Di Palma. Tanto c'è questa azione di Cataldi, prova a seminare Senzio, si rimane sul posto, poi all'indietro per il numero 10 sbaraglia, cross che non parte. T-
tanto c'è questo pallone messo in mezzo, Ferrelli battezza bene. Cross insidiosissimo, potremmo dire così. Pronto il cambio, vediamo se l'arbitro se ne ravvede. No, si continua a giocare di testa casalese. Badu riesce a tornare su questo pallone, poi Gemmiti, Cassini per Di Vito, pallone che gli scappa via. Arriva il cambio allora, 19esimo. Torna in campo Di Palma, esce Bracco, non ha trovato il gol, solo una munizione Bracco, ma comunque ha fatto quel lavoro che serviva all'insieme a Osonia. Poi una gara del genere, una gara strana, poteva chiedere di più forse l'insieme a Osonia, al suo centravanti numero 9, che da quando è arrivato sempre giocato titolare, sempre giocato 90 minuti, vorremmo dire così. Entra Di Palma, cambia il centravanti, cambiano anche le caratteristiche del centravanti, perché Di Palma è un centravanti molto più morbido a livello di fisico, ma che comunque ha caratteristiche di velocità. Lui e Bracco si potrebbero tranquillamente completare giocando insieme. Li ha messi in staffetta oggi Roberto Gioia, ma sono due giocatori che potrebbero tranquillamente giocare anche insieme in un ipotetico 4-4-2 o giù di lì, fate voi, perché Di Palma ha tanta velocità, ottimo gioco di palla, Bracco ha la presenza fisica in aria. Pallone fermato per questo calcio menzione già battuto, cross in mezzo. E qui colpo di tacca di Pascarella, che però aiuta alla giocata Colò, che si aiuta però con un braccio. Albiro blocca tutto. Pascarella ha fatto qualche leziosità di troppo, in questo caso poteva diventare pericoloso il pallone. Di Palma non riesce ad anticipare Casalese. Sensio attaccato da due uomini, passaggio che non si concretizza per Sensio. C'è comunque un tocco, quindi rimessa laterale battuta dallo stesso numero 3. Passaggio in avanti Gioia, poi Pirolozzi si intromette bene sul pallone, un sombrero per Gioia, il tiro di Gioia, bella realizzazione, palla fuori, bella l'azione tra Gioia e Pirolozzi. Pallone giocato da Palombo, Gemmiti di testa, Pezzoli di testa in qualche modo, il Morolo. Morolo che comunque è lontano dalla porta di Ferrelli al momento. Casalese per Colò. Colò con calma gioca per Casalese. C'è libero ed è servito Cataldi. Parte il lancio in profondità e qui la manna in anticipo, ma può uscire tranquillamente Ferrelli, gestire il pallone. 22esimo. È pronta la carta Cocker. Uscirà Pascarella a questo punto. Ferrelli stop a seguire. Lancio in avanti, Casalese in anticipo su tutti. Di testa Speranza alimenta, poi Cassini per Di Vito, pallone lungo da inseguire, in qualche modo riesce a intervenire Di Palma, colpo di tacco, passaggio che non si concretizza, allora il rinvio di Palombo. Speranza poi mette giù il pallone Capuano, buono il tocco per il proprio numero 9, torna Di Palma, commette fallo. Ci sarà il cambio, dentro Cocker, fuori Pascarella. Eh sì, fuori il numero 11, fuori Pascarella al 23esimo, dentro Cocker, ovviamente tutti del secondo tempo, i campi della Osonia,
Bracco per Di Palma e Pascarella per Cocker. Marco Pascarella entra il numero 17, Sullivan Cocker. Buona la prova di Pascarella, lascia spazio ora a Cocker. Non cambia nulla perché praticamente è un esterno di destra per un esterno di destra. Subito chiamato a giocare Cocker perché il pallone arriva proprio in quella zona di campo. Esce Badu. Pallone giocato dal Morolo. Aldi non può tenere il pallone giocabile, la mette fuori. Pallone giocato su Di Palma. Va Di Palma prezioso su questo pallone, ma lo tiene giocabile. Buona la sua giocata, subisce anche fallo. Pallone che sarà da battere per Pirolozzi. Si appostano in avanti i giocatori della Osonia. Sensio battuta corta per Pirolozzi. Ancora Sensio prova a regolare medio di campo. Si presenta in avanti, tentativo di cross che arriva basso, Casalese ci mette il piedone, chiude il pallone, sfera che però finisce fuori. Pallone controllato da Vezzoli. Badu, anzi Cocker riesce a intervenire sul pallone, entra in area Cocker, si ferma, passaggio all'indietro per Badu, cross di Di Vito, palla in mezzo, non ci arriva Di Palma, per pochissimo, bella l'azione però dei giocatori dell'Insieme Osonia che adesso possono giocare con tutta la calma e tranquillità di questo mondo, non è che all'inizio avessero chissà quale pressione, ma possono inventarsi anche giocate del genere. Gioia, palla in mezzo, Speranza rinvia, prova a venire in avanti il Morolo, o Gemiti, fallo tattico per lui, ammonito, ci sta tutto, il giallo ai danni del numero 4. Altro cambio, esce Speranza, uno dei migliori dei suoi, 26esimo, entra in campo il numero 17, Burguemo. Mattias Zecchiel Burguemo, tutto lascia presagire a un argentino. Non è controllato da Bispuri, avanti per Cataldi, all'esterno di destra, riesce a filtrare il pallone, la Sonia che deve un po' rincorrere, il tiro altissimo sopra la traversa da parte di Mariani. Si era sbaragliano Mariani è di qua a giocare da terzino, mentre in avanti c'è il numero 14 Marinucci. Il mio di Ferrelli, Badu, Di Palma si conquista un ottimo pallone con questa finta, può presentarsi Di Palma, prova a puntare Colò, il tiro legge bene Palombo. Il pallone è già ripartito per Vezzoli e qui gioia, bello il colpo di tacco volante. A terra un giocatore del Morolo, si tratta il numero 10, sbaraglia. Tanto è da rivedere il colpo di tacco volante di gioia. Non si vede benissimo, ma comunque un bel gesto del capitano che lotta su ogni pallone. Sfera che in diretta torna da Ferrelli.
28esimo minuto, aspettiamo ancora il Morolo. Rilancio di Ferrelli, Cocker riesce a toccare di testa, non può arrivarci Di Vito. Una che sarà giocata da Mariani, Burguemo, palla spazzata fuori da Badu. Burguemo, anticipo secco da parte di Di Vito, pallone che resta lì, poi il passaggio verso Di Palma, non si chiude il triangolo, Vezzoli può far ripartire per Bispuri, l'allarga verso Cataldi, ma Cataldi può recuperare i metri di campo, il passaggio all'indietro però per Vezzoli, profondità a cercare Marinucci, in anticipo secco la manna, va a rinvio Di Palma, domestica il pallone, poggia su Badu, larga verso Cocker, qui sulla destra c'è spazio, preferisce però andare all'indietro su Di Vito, pallone restituito, ancora Cocker, c'è Badu servito, si chiude il triangolo, ancora un triangolo stretto dai due, messi giù sia Badu che Cocker, gli arriva l'ammunizione per Vezzoli. 29esimo, Vezzoli va a far compagnia a Capuano negli ammoniti, ne ha tre la Sonia, Bracco, Badu, Gemiti. Gemiti sono in altri due giocatori a scaldarsi, Gatti e Radu. Siamo al 30esimo, un quarto d'ora più recupero alla fine di questa gara, 2-0 il risultato. Di Palma prova a portare pressing, Palumbo per Colò, con calma Colò fa salire Casalese. Buono la giocata del Morolo in questo frangente, Burguemo l'appoggia però, Cocker in anticipo su diretto avversario, Badu la mette sulla corsa, però in questo caso favorisce il ritorno da parte di Mariani. Casalese, Burguemo si vende il pallone, Badu per Olozzi, Vezzoli porta il pallone a passeggio, Baraglia riesce a far proseguire il pallone per Capuano, di qua c'è Mariani all'indietro per Colò. Buona la giocata, non c'è fallo sul direttore di gara, è rimasta a terra Bispuri, passaggio verso Gioia, domestica bene il pallone, Gioia prova ad accentrarsi su di lui, la chiusura da parte di Casalese. Vezzoli, Burguemo porta avanti il pallone, Burguemo allarga verso Marinucci, posizione di esterno alto di destra, Marinucci scivola, poi torna su di lui Sensio, Gemiti può controllare con calma, Gemiti lancio strozzato in qualche modo, Casalese riesce a intervenire anche da terra, pallone rimpallato, rimane in quella zona Gemiti, l'arbitro lascia continuare, non c'è stata tanta chiarezza in questa azione, quindi viene chiamato un fallo per l'insieme a Osonia. 32esimo, 13 minuti a chiudere questo secondo tempo, sembra ormai solo una pratica da evadere per l'Ausonia. La manna per Cassini, qui Cassini suggerisce per Roberto Gioia, controllo di tacco a seguire del mister, mentre è pronta la carta Radu, anche lui rivedrebbe il campo da un bel po'. 12 minuti a chiudere la partita,
vogliamo ripeterci, ma capita che praticamente sul campo non si vede nulla. Allora sul campo si ritorna, dai, per questo controllo di Bispuri. Non c'è pressing della Osonia. Cataldi a Bispuri, non bisogna calare però di concentrazione. Morole è comunque una squadra che ha 26 punti, non è bassissima in classifica. La Osonia è a 33, anche se al momento sembra veramente abissale la differenza tra i due. Tanto sbaglia, buono il suo dribbling Badu, chiude tutto, può ripartire la squadra in maglia blu con Gioia. Va Luigi Gioia, c'è Di Palma da questo lato, Gioia lascia per Badu. Badu carica il tiro, Colo in qualche modo la tocca, la mette fuori, c'era Di Palma, si sbraccia e si arrabbia. Di Palma era libero su questo lato di campo, non l'ha visto nessuno, poteva giocarla su questa zona di campo Di Palma. Uscirà Fonse Esenzio per fare spazio a uno tra Colacicco, Gatti e Radu. Calcio punizione intanto, Pirolozzi la mette in mezzo, la gira al volo Cassini, sarebbe stato il terzo difensore goleador quest'oggi. Pallone ripartito, Gioia per Pirolozzi, ancora Gioia all'indietro proprio per il suo numero 7, tornato titolare quest'oggi Pirolozzi, lui che a un certo punto sembrava sul piede di partenza, pronto ad andare via. Pirolozzi classe 89, 29 anni per lui. Tanto Di Palma, buono il suo controllo per Cocker, cross in mezzo e c'è il gol! Roberto Gioia, anzi Luigi Gioia, 3-0 a Osonia, targato Luigi Gioia, gol con dedica ai suoi tifosi. Bello il cross da parte di Cocker e pallone messo dentro, sì, a dargli un 5 Luigi Gioia, perché veramente è stato bello. Pallone messo in mezzo, intanto arriva l'altro cambio, esce Bispuri al 36esimo, Bispuri fuori, va dentro il numero 13 Bellardini. E qui cambia posto Sbaraglia. Entrerà anche Radu. Vediamo se il mister concede la passerella a Gioia. Mentre anche il numero 11 si è portato in zona cambi. Allora, cambia tutto. Va fuori 7 e 11 nel Morolo. Non abbiamo visto chi è entrato. Fuori il 10, fuori Luigi Gioia. Allora, applausi per lui. Va dentro il numero 18 Radu. Applausi a scena aperta per il capitano, mentre è entrato anche il 16 Sanna. Esce il numero 10 Luigi Gioia per Mariani. Entra il numero 18 Lorenzo Radu. Completato i cambi, la squadra ospite, mentre Bracco, Gioia e Pascarella, questi cambi messi giù dalla Osonia, vedete è cambiato tutto l'attacco, attacco tutto nuovo, perché adesso c'è Radu, Cocker e Di Palma. Pallone per Colò. Colò per Casalese, Vezzoli, mentre è pronto a rientrare anche con la Cicco, sarebbe un esordio in stagione per lui.
tanto molto lezioso il Morolo con questi tocchi di palla sulla propria metà campo. Sì, l'Audace era una squadra che verticalizzava con tre passaggi, il Morolo ci mette una vita ad andare sull'altra parte del campo. Ovviamente parliamo di due squadre diverse, con obiettivi diversi, con mentalità diversa, ma non è così che si rimane in eccellenza, secondo me, per il Morolo. Dovranno cambiare qualcosa a livello di gioco. Intanto qui Cassini, infortunio, non riesce ad arrivare sul pallone. Entrerà con la Cicco. Almeno il Morolo, visto quest'oggi, non è una squadra che avrà cuor leggero a rimanere in eccellenza. Speriamo che mi sto sbagliando per la squadra del Morolo. Non me ne vogliono i propri tifosi biancorossi. Pronto con la Cicco, allora vediamo cosa succederà. Il pallone è gestito da Capuano. Percolò. Vezzoli. Pallone appoggiato, è preda di Pirolozzi. Può ripartire al rinvio Ferrelli. Porta l'attacco Marinucci. Di testa Radu, buono il suo pallone verso Di Palma. Domestica la sfera Di Palma. Di Palma ingabbiato in mezzo a due uomini, stappa via la palla Vezzoli, non c'è fallo sul direttore di gara, può risalire il numero 4. Pallone giocato e qui c'è un'entrata abbastanza complicata da parte di Lamanna che si becca il giallo. 40esimo, 5 minuti più recupero. Lamanna commette fallo, lui che ha acquisito la fascia di capitano. Arriva il cambio, fuori Badu. Allora ad entrare è sicuramente Colacicco al 40esimo. Prende la via del bordocampo Badu. Per l'insieme Sonia esce Anthony Badu, entra il numero 16 Francesco Colacicco. Dentro Colacicco, un bel ritorno anche per lui. Difesa che dovrebbe passare, ritorna a 4. Colacicco va a fare l'esterno fianco a Cassini e Di Vito si alza sulla mediana al posto di Badu. Pallone controllato dal Morolo, sfera che scorre fuori, sarà corner. Pronto a rientrare anche Gatti, se non vado errato. No, non è Gatti. A questo punto dovrebbe essere Quirino. Lascerà spazio forse Sensio. Parte il corner. Pallone spiovere in mezzo per Burguero. L'anticipa secco Di Vito. Pirolozzi a caccia del pallone. Si prende la sfera. Si è slanciato in avanti Di Vito. Qui Pirolozzi sbaglia nell'appoggio. Allora Sanna esce palla a piede. Anzi, si tratta del numero 18 Cocco. Dato lui, allora forse Sanna è il giocatore che non è entrato. Se c'è Cocco dentro, vediamo se c'è il numero 16. No, non c'è Sanna, quindi Sanna è il giocatore che non è entrato, ma bensì Cocco. Lancio in avanti del Morolo. Colacicco appoggia verso Ferrelli, rischia qualcosa il portiere. Comunque pallone gestibile in questo caso. Lamanna cerchiato da una difesa giovanissima. Lamanna, c'è Sensio classe 97, poi Cassini classe 96 e Colacicco classe 98. Tanto va dentro un altro giovane, Quirino. Va fuori Gemmiti. Insieme Sonia esce il numero 4 Giuseppe Gemmiti. Fuori Gemmiti, dentro Quirino. 43esimo. Quindi un altro 97 in campo. Quirino e Gatti sono classe 97, Colacicco classe 98, Cocker 99 e Radu 97. Ovviamente anche Di Vito giovanissimo, classe 96. Palla fuori,
un minuto e mezzo, volevo dire così, per Quirino, che si è posizionato al centro della difesa, una difesa che sembra essere a tre adesso, poi Quirino si sposta in avanti nel posto di Gemmiti, ovviamente per un minuto e mezzo lui che è un esterno difensivo può giocare centrale. Arbitro che non ha fischiato tantissimo. Di Vito si prende il pallone, passaggio di qua per Cocker contro Mezzoli, 3-0 il risultato. Lancia a cercare Di Palma, non riesce a spizzare Di Palma, Piero Lozzi allarga per Radu, va il numero 18, prova a puntare diretto avversario, rientra, la porta sul destro, il tiro, e qui in qualche modo ci mette una pezza Palombo, ancora giocabile il pallone, il tiro, c'è, cioè il palo, Cocker poi la mette fuori, ma l'azione dove è successo di tutto, palo di Sensio, Sonia che poteva firmare il 4-0, bene così, però certi errori non si concedono neanche sul 4-0, fa parte della mentalità di squadra in alcuni casi. Bezzoli, palla che rimane lì, Quirino prova ad aggredirlo alto, viene segnalato il recupero, 3 minuti di recupero. Ferrelli va al rinvio, Radu domestica un buon pallone, sfera per Pirolozzi, non è Pirolozzi, passaggio verso Radu, sfera fuori, recupero già iniziato da 30 secondi. Burguemo non è appoggiato per Cataldi. Una Sonia che viaggerà sul campo del team Nuova Florida, la capolista di questo campionato nella prossima giornata, un impegno importante potremmo dire così. Lì si testeranno veramente eventuali possibilità di parte alta della classifica per la squadra di Roberto Gioia, che comunque vada per una nuova promossa, sta trovando una salvezza con tanta tranquillità. Una Sonia che ha già evitato la retrocessione diretta per quanto riguarda il computo dei punti, ma praticamente adesso è a più 10 sul Morolo, che è la prima fuori dai playout, ovviamente fino alla giornata scorsa. Adesso vedremo come cambia la classifica in evoluzione dopo i risultati di questa giornata. Anche perché l'Arce è subito una posizione dietro, il Casale Barriere a 24, quindi potrebbe aver recuperato qualcosa una di queste due squadre nella giornata odierna. Il Morolo si troverebbe ovviamente in piena corsa play-out di nuovo. Colleferro è a 11 punti, Roccasecca a 13 in classifica. Osogna con i suoi 36 oggi comunque messo una bella ipoteca proprio nei confronti di queste squadre, ma credo che non siano queste due squadre che devono correre sulla Ausonia. L'Ausonia non deve correre in avanti rispetto a solo queste due squadre. Fa parte di quella zona di mezzo, la squadra di Gioia, quelle squadre che possono puntare alla parte alta, ma che giustamente non devono stare attente anche alla parte bassa. Con la Cicco per Cassini. Colacicco, Cassini, Sensio e Lamanna, i difensori, con Quirino, Pirolozzi e Di Vito sulla mediana. Un po' rivoluzionato le carte, vorremmo dire così, Gioia, ma la partita glielo ha permesso. Cocker, ultime folate per Di Vito, cerca il dribbling di Vito, pallone che gli scappa via. L'arbitro dice che può bastare così, l'Ausonia vince 3-0. Il gol di Lamanna, Di Vito e Luigi Gioia, 3-0, che porta la Sonia a 36 punti, un buon risultato, soprattutto perché alla prossima gara c'è la capolista
male il Morolo, molto male la squadra di Campolo, non è mai entrata in campo, bisognerà lavorare perché la salvezza va cercata per questi ragazzi. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato la nostra parte tecnica dell'esterna 2 di Telegolfo. Ovviamente i tifosi arrivano qui a festeggiare sotto la curva. Ausonia batte Morolo 3-0. Buona domenica. Con il portiere Ferrelli, tu sei una delle conferme di questo mese di gennaio. Siamo a febbraio, ma tu sei una delle conferme. Se ti davano per svincolato, sei tornato, posto da titolare e stai confermando. Anche oggi la porta è imbattuta. Sì, diciamo, sono stati dei mesi abbastanza complicati, con l'infortunio alla schiena, però io sono uno che lavora sempre, sempre tanto, quindi non ho smesso mai di crederci e questa è la conferma che comunque tutti i sacrifici alla fine portano a qualcosa. Io lavoro sempre fino al massimo. E i risultati si vedono. È un bel duello da te e Scognamiglio, due portieri giovanissimi, classe 98, avete ancora tante stagioni davanti. Sì, assolutamente, diciamo la società ha deciso di puntare su due portieri 98 per l'Under. Noi stiamo bene insieme, siamo una bella coppia, ci vogliamo bene e ci diamo sempre una mano, anche chi non gioca dà sempre supporto all'altro. Anche perché poi siete diversi, tu giochi tantissimo di piede, a qualche volta ci fai prendere qualche colpo di più, ma è bello vedere un portiere quasi spregiudicato nei passaggi. Sì, diciamo il mister Farina, Pietro Farina, me lo chiede, mi chiede di giocare molto alto e di giocare alla palla per dare una mano comunque alla squadra. Giovanni ha altre caratteristiche, è formato fisicamente, diciamo è uno più possente, io cerco comunque di dare una mano alla squadra per quello che posso, per le mie caratteristiche. Oggi il tifoso di Ausonia è uscito contentissimo da questa gara, vittoria contro il Morolo, i gol ci sono stati, 0 gol subiti e soprattutto per le brigate che tornavano a tifare per voi è stata una bella giornata. Sì, assolutamente, io volevo ringraziarli perché comunque il loro supporto è molto importante per noi, soprattutto in queste partite di casa dove dobbiamo fare punti se vogliamo rimanere lassù e noi diciamo ci speriamo, fino alla fine ci speriamo. Ma hai visto i tuoi tifosi numero uno là, i difensori, è un gruppo che comunque è compatto ed è allegro. Sì, assolutamente, poi ci sono delle teste calde, a cominciare da Nico Virolozzi, che è una risata dall'inizio dell'allenamento fino alla fine, però poi quando si tratta di lottare siamo tutti lì insieme. Mister Gioia 3-0 contro il Morolo, una domenica forse da incorniciare per l'Ausonia. Sì, però quello che voglio dire io è che parlando con te più volte ho sempre detto di avere a disposizione un gruppo importante, un gruppo di gente che lavora e lavora seriamente, quindi ero tranquillissimo sotto questo aspetto, sapevo che anche se oggi avevamo 4 assenti, chi poi avrebbe giocato avrebbe dato tutto quello che ha, e come poi è successo oggi. Io mi sono divertito lunedì a ragionare, a mettermi nei panni di Roberto Gioia e capire cosa mettere in campo domenica. E diciamo che più o meno abbiamo avuto le stesse idee, anche se io sono sempre lì su altre cose tattiche, ma giustamente il mister vede sempre i suoi uomini d'ordine e vuole sempre il massimo dei suoi giocatori. Rispetto al centrocampo? Sì. No, io credo che oggi avevamo a disposizione Manuele che finalmente sta trovando una condizione accettabile, e Badu che è ritornato ad allenarsi bene, Gemmiti, quello che abbiamo cercato in tutti i modi di prendere
nel mercato di dicembre, quindi non possiamo assolutamente farne a meno, perché poi è quello che detta i tempi. Quindi come centrocampo no, sono assolutamente contento, ma sono contento poi di tutti, di Cassini che rientrava oggi dopo un po' di tempo, dello stesso Gioia che partiva dall'inizio dopo un po' di tempo, dello stesso Pascarella che è di nuovo partito dall'inizio. Quindi oggi faccio i complimenti a tutti, perché poi queste partite si vincono tutti insieme. Ci siamo ubriacati, ci siamo divertiti anche grazie ai tifosi che sono tornati ad Osolni. È stata una bella domenica. Spendiamo di tutto una parola con il tifo, perché mi è piaciuta la squadra sotto la tribuna a salutare i propri tifosi. Ma questi sono nati con noi li vorremmo sempre con noi, ogni domenica, sia in casa che fuori. Sappiamo che magari fuori casa è difficile, essendo poi loro ragazzi, però noi siamo felicissimi di averli con noi, perché sono ragazzi che conosciamo tutti, sappiamo quanto ci tengono alla squadra, e quindi bentornati, e speriamo che questo loro ritorno possa essere lungo. Passata la smorgia, domani si pensa alla partita forse importantissima di questo mese di febbraio, perché c'è il team Nuova Florida e lì si testerà veramente quali sono le ambizioni di questa Ausonia. Sì, l'importante era vincere oggi per cercare di mettere 3 punti in classifica, che per noi erano importanti. Fatto questo, noi andiamo a Team Florida con la consapevolezza che possiamo giocarci la partita alla pari con loro, e adesso andiamo con la tranquillità di poter lavorare in questa settimana senza assedi di classifica, e quindi ancora di più.